ognuno è libero di fare le proprie valutazioni. Noi siamo la principale organizzazione di rappresentanza in Italia e in Europa, quindi noi dobbiamo anche sapere tramutare quelle che sono le proposte in progetti e in risposte. Non ci possiamo limitare a evidenziare solo quelle che sono le proposte. Io l'ho detto prima, rispetto a chiunque voglia fare una manifestazione, parliamo comunque di un numero di imprese importante. Vorrei sottolineare che noi in 4 giorni abbiamo incontrato, con gli incontri fatti sul territorio, più di 40.000 imprese. Noi stiamo dando evidenza, però ovviamente, giustamente, perché fa scena, a chi in questo momento è con 1.000, 1.500, 2.000 trattori in giro per le strade. Importante, per carità, tutto ciò che può portare ad attenzionare il lavoro fatto dai nostri agricoltori, sicuramente noi non lo demonizziamo, però ripeto, noi abbiamo anche un obbligo poi di dover dare delle risposte e non solo di fomentare quelli che sono dei problemi che comunque nel comparto agricolo purtroppo esistono. Parlavo prima della fauna selvatica, è 3 anni che ci stiamo lavorando. Sì, ci sono. Guardi, le rispondo velocemente, questo lo deve chiedere al Ministro, non a me. Io però le rispondo che, per quanto riguarda la conoscenza dei percorsi di carattere legislativo, una norma che va a modificare un regolamento in atto prevede purtroppo dei passaggi di carattere burocratico, che voi dovreste conoscere molto bene, che riguardano una serie di passaggi. Una volta che una norma è stata portata all'attenzione del Parlamento da parte di un Ministero, poi deve fare un ulteriore passaggio sul tavolo Stato-Regioni, poi deve essere rettificata, poi le stesse Regioni la devono applicare, purtroppo la lungaggine dei provvedimenti sicuramente non combacia con quelli che sono i tempi che i nostri imprenditori hanno. Questo vale sia per le norme nazionali sia per le norme comunitarie. Il regolamento sull'utilizzo degli agrofarmaci è da 1 anno e mezzo che lo stiamo dibattendo in Europa e la risposta l'abbiamo avuta la settimana scorsa con un provvedimento fatto dalla von der Leyen, però i tempi purtroppo hanno questi tipi, vi ripeto, di tempistiche che purtroppo non combaciano spesso e volentieri con quelli che sono i tempi delle nostre aziende.